L'intercola è molto, molto morbida e diciamo che ti fa sentire bene il terreno, sei abbastanza basso. Non è un caso, o forse lo è, che la prima recensione dopo la decisione di World Athletic di limitare l'altezza della suola a 25 mm in una gara in pista sia proprio di una scarpa tradizionale. Questa scarpa, le Keep Run Ultralight di Decathlon, che potremmo chiamare anche Ultrafast, sanno in effetti di scarpa tradizionale. Ed è proprio questa la decisione del Comitato Olimpico Tecnico di World Athletic, composta dai sei principali produttori di footwear al mondo, le due scarpe con la A, le due scarpe con la N, oltre a Brooks, e l'azienda che sponsorizza l'atleta, non lo sportivo, più pagato al mondo. Prima di parlare dell'ultralight, due parole sulla decisione di World Athletics. In primo luogo, sappiate che a partire soltanto dal 1 dicembre 2020 si riferisce solamente alle scarpe chiodate che fino a poco tempo fa potevano essere di 30 mm, come altezza dal suolo ed ora invece saranno limitate soltanto a 25 mm. Scarpe massimaliste non chiodate potranno essere usate sicuramente in strada fino a 40 mm, ma forse e probabilmente anche in pista. Chiaramente il Comitato Olimpico Tecnico ritiene che queste scarpe massimaliste non possano offrire nessun vantaggio sulle gare di mezzo fondo, ovviamente lasciamo a voi la scelta se utilizzarle in pista. Noi faremo dei test nelle prossime settimane, in particolare sulla forza d'impatto verticale e orizzontale. Se siete interessati, iscrivetevi al canale perché nelle prossime settimane troverete davvero qualcosa di unico, almeno a livello italiano. Venendo invece alla Keep Run Ultralight, ci sono state fornite da Decathlon circa un mese fa. Se le volete provare, potete andare in uno dei negozi capillarmente presenti sul territorio italiano. Ad ogni modo, questa è la nostra opinione personale, corroborata da diversi test in pista. Veniamo alle specifiche tecniche: sono drop 6, 25 mm nel tallone, 19 nell'avampiede, pesano 200 grammi nella taglia 43, quella che abbiamo testato, ma ai piedi sembrano ancora più leggere. Appena indossate non sembra di sentirle, grazie secondo me alla tomaia molto leggera e traspirante che comunque ha un rinforzo sulla parte laterale che consente quindi di evitare di rompersi nei principali punti di rottura. Molto comodi risultano essere anche i lacci che sono piatti, che nei nostri test combinati con una linguetta molto sottile, tipicamente da gara, non si sono praticamente mai slacciate. A livello di intersuole, questa è la parte interessante, le Ultralight presentano la tecnologia Up Bar, ossia un segmento in resina TPE in materiale Pebax che dal punto di vista fisico è un materiale caratterizzato per avere una bassa densità, una buona flessibilità e soprattutto un ritorno energetico molto importante. Quindi ideale per correre velocemente, anche se forse non a lungo. A livello di suola, l'Ultralight ha una gomma molto dura, soprattutto sulla parte posteriore e sulla parte laterale dell'avampiede, cosa che consente di avere un grip molto buono, soprattutto in pista. Nella parte centrale invece è una gomma più morbida che invece facilita i cambi di direzione e consente di ridurne il peso. Le Ultralight sono un modello dell'anno scorso, quello che abbiamo testato però è stato prodotto nel dicembre 2019, quindi di fatto è un modello recente. Costano soltanto 69,99 e di conseguenza sono scarpe accessibili a tutti, soprattutto a chi corre in pista, che tipicamente è una persona che cerca il miglior rapporto qualità-prezzo di una scarpa sportiva. Tra l'altro, proprio per capire come gareggiare in pista, abbiamo dedicato il prossimo video del mercoledì a spiegare quali sono le principali caratteristiche di chi corre in pista e come fare per chi invece nel passato correva semplicemente su strada, visto che oggi queste gare sono abbastanza limitate rispetto a quelle della pista. Ora lascio la parola ad Andrea che dal campo di Garbagnate ci spiega queste ultralight in dettaglio e ne racconta il comportamento nella corsa che abbiamo definito non soltanto ultralight, ma anche ultrafast. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto bene? Sì, ho visto che hai messo le calze rosa della Decathlon, cosa ne pensi di queste Keep Run Ultralight? Che si sposano benissimo con le calze rosa della Decathlon. No, bella scarpa Zara, sicuramente di estetica mi piace un sacco. E devo dire che è un po' un ritorno al passato dopo i gommoni che avevo con le Vaporfly o Vaporfly Next, queste qua sono una scarpa a ritorno al passato, sono molto simili alle Adios per dire per chi le ha provate, o più o meno alle Nike Streak che ho usato un po' di anni fa.
A chi sono adatte secondo te queste scarpe? È una scarpa molto leggera, è una scarpa per brevi distanze, quindi direi per atleti comunque un po' veloci, io direi almeno sotto i 4,15 in gara, almeno, e abbastanza leggeri, quindi sotto i 65 kg, secondo me. Le utilizzeresti in pista oppure anche in strada? Allora, le utilizzerei in entrambi i posti. Potrebbero dare anche delle buone risposte in pista, sulle piste belle morbide. Hanno comunque un buon grip, la suola è abbastanza strana perché sembra liscia, invece le ho provate in pista, comunque tengono molto bene. In strada non avrebbero assolutissimamente problema, quindi le utilizzerei anche in strada. E a che velocità pensi possano essere adatte? Guarda, sono scarpe per fare, direi, solamente ripetute, cioè solamente le scarterei per fare lenti e medi, farei fartlek, variazioni di ritmo, oppure ripetute con recupero passivo. Sicuramente danno il loro meglio lì. E ora Andrea, che non è più possibile correre con scarpe massimaliste, dici che questa potrebbe essere un'alternativa? Io ho ancora il dubbio su questa cosa delle Vapor in pista, non si è ancora capito se track shoes con i chiodi. Sicuramente questa qua, se dovessero mai vietare le scarpe sopra i 25 mm, sono una buona idea per chi non può usare i chiodi, diciamo. E per quanto riguarda l'intersuola, che cosa ne pensi? Ammortizza abbastanza bene oppure no? L'intersuola è molto, molto morbida e diciamo che ti fa sentire bene il terreno, sei abbastanza basso, però le trovo comunque relativamente comode. Per assurdo, anche se non le userei per fare un lento, quando faccio il riscaldamento potrei anche usarle, non mi trovo così male. Il problema è proprio la leggerezza della scarpa che non mi permette di fare lunghe distanze, quindi non la userei per quello, però diciamo che è abbastanza morbida. E venendo invece alla durata, so che tu sei abbastanza critico e suggerisci di cambiare le scarpe di A1 abbastanza rapidamente. Quanto pensi che sia la durata di questa scarpa? Guarda, la tomaia mi sembra ben fatta, il problema è che quella tanta leggerezza che hanno, le scarpe A1 le porterei al massimo ai 400 km, ma proprio al massimo, dopodiché incomincio a sentirle scariche che non accompagnano bene il piede. E invece a livello di numero sappiamo che comunque Decathlon è presente su tutto il territorio italiano, quindi si possono comprare al negozio, ma tu che cosa suggerisci? Secondo me sono abbastanza abbondanti, però essendo scarpe da gara che io di solito prendo sempre fascianti, rischi di farti le unghie nere, quindi le prenderei dello stesso numero che ho di solito. Infatti questo qua è un 43 e mezzo, un 9 e mezzo US e mi rimane abbastanza largo in punta, ma non mi dà problemi comunque spingendo forte. E quali pensi che siano i punti di forza e debolezza di queste ultralight? Guarda, sicuramente punti di forza è il prezzo, perché costano davvero, cioè, relativamente poco rispetto ad altre A1. Secondo me comunque è ben fatta per essere una scarpa Decathlon, confronto ai marchi più blasonati, secondo me va benissimo. Ovvio, è un ritorno un po' al passato, come ho detto prima, perché non siamo ormai abituati alle Zoomfly, per dire, o alle Vapor. Questa qua è una scarpa un po' più vecchia, diciamo molto simile alle Adios o alle SL20, per dire, di Adidas. E in effetti, quale altre scarpe intermedio da gara consiglieresti, rispetto a questa? E se rimaniamo sulla stessa idea, quindi di una scarpa molto leggera, molto bassa, abbiamo un'ampia scelta, le Streak di Nike. Cos'è? Le Borlaggio. Le Streak di Nike, le Adios, le SL20. Le Sonic di Mizuno, per dire, ce ne sono molte di scarpe sul mercato ancora, basse e secche, diciamo. Poi in effetti chiariremo una volta capito cosa ha detto veramente, cosa ha scritto veramente World Athletic, chiariremo quali scarpe suggerisci e quali scarpe utilizzerai per correre in pista. Vediamo. Andrea, infine, quale sarà la tua prossima gara? Ah no, faccio un 1500 così tanto per divertimento mercoledì prossimo a Brescia, con Cesio. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.
Dimenticavo di dirvi che io sono Massi e parlo di tutto quello che riguarda il mondo della corsa. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se vi è piaciuta questa recensione, perché durante il mese di agosto parleremo ancora di tutto quello che riguarda il mondo della corsa. Nel frattempo, stay strong e ci vediamo alla prossima.